Adesso parliamo di gare. C'è stato ad Acerra, in provincia di Napoli, sul Corsodromo Città d'Acerra, la terza edizione del trofeo Motul, kermesse sportiva che ha interessato anche quest'anno tantissimi piloti provenienti un po' da tutte le regioni d'Italia, anche nomi altisonanti nel panorama del motocross nazionale e internazionale. Un bel servizio raccolto, che ha raccolto le cronache, i momenti più salienti di questi due giorni che appunto abbiamo vissuto qui in campagna sul Corsodromo Città di Acerra. Grazie anche alle immagini di Mario Titone e di Alfredo Porcaro, che ha realizzato delle belle prospettive con il drone. Un intenso weekend di gare si è svolto sul Crossodromo Città di Acerra alle porte di Napoli, che ha ospitato per il terzo anno consecutivo il trofeo Motul Motocross. I motoclub Cerbone e Ultracross hanno accolto 161 piloti provenienti da ogni parte d'Italia, che hanno regalato uno spettacolo unico a partire già dal sabato con la gara 1 contro tutti, una formula sperimentale con gare di un giro secco ad eliminazione, che alla fine hanno dato ragione al vicentino Nicola Recchia. Era solo il prologo in vista della domenica minacciata dal rischio pioggia, che però è stata clemente ed è arrivata intensa solo a fine giornata. La MX2 ha visto in pista tra i più promettenti piloti in circolazione, con Antonio Mancuso, Angelo Fabbri e Ramon Savioli, solo per citarne alcuni. La top class ha data proprio a Fabbri, che si è alternato nelle vittorie di manche con Savioli, terzo sul podio Mario Buongiorno. Per somma di punti la mid class invece è andata a Giuseppe Di Carlo, seguito da Fabrizio Fascelli e da Mirko Vitolo, che aveva vinto la seconda manche. Nella MX1 forse lo spettacolo più intenso, con due gare tiratissime aggiudicate dal vicentino Nicola Recchia, in procinto di disputare il mondiale MXGP nel 2017. Nicola ha tenuto a bada i suoi diretti avversari, che pure hanno ben figurato, e parliamo di Felice Compagnone della classe Elite. Thomas Marini vince nella MX1 con due secondi posti, seguito dal casertano Nicola Di Luccia, che aveva vinto gara 1, e da Davide Ruzzi, mentre in quarta posizione conclude Manuel Jacopi, che si era aggiudicato la seconda manche. I campioni italiani abbondano nella classe 125, che mostra in scena altre due manche al Cardio Palma. Più in palla di tutti è proprio Matteo Del Cocco, vincitore del nazionale Mare Cross, seguito sul podio da Alessandro Facca, che pure aveva vinto gara 1. Chiude il podio Dario Crepaldi. Dopo una non perfetta partenza, in gara 1 Tommy Cerbone diventa mattatore di giornata nella Veteran Over 40. Il patron del circuito non patisce le fatiche da organizzatore e porta a casa la coppa più grande della giornata, seguito da un tenace Davide Torchia e Salvatore Sorrentino. Il ritmo non scende nella Over 48, che vede imporsi il pugliese Corrado Salicati, seguito sul podio da Giovanni Annibaldi e Ciro Fuscarini. Intenso il parterre anche nella Mini 85, in pista ci sono molte delle speranze del cross italiano. La Junior va ai due secondi posti di Matteo Vantaggiato, seguito da Emiliano De Risi, che aveva vinto gara 2, e da Fabio Massimo Palombini. Peccato per il campione italiano di categoria Gaetano Cassiba, che dopo aver vinto gara 1 deve arrendersi ad una caduta nella ripresa. Nonostante la febbre lo insegui da giorni, Ciro Tramontano riesce a imporsi nelle due manche del Motul 2016 nella classe senior. L'amico di sempre e fresco campione italiano di Mare Cross, Antonio Giordano, ci prova a recuperare e, seppur riesca a spillare secondi ad ogni giro, non riesce a tenere botta al suo avversario, chiudendo secondo. Terzo è David Pisani. La Sicilia sforna un altro talento del cross, che porta il nome di Alfio Samuele Pulvirenti, che con la sua 65 è quasi capace di coprire il triplo del centropista acerrano. Nulla possono i bravi Maurizio Scollo e Raul Alessandro Rapuano, rispettivamente secondo e terzo in gara. Nella classe esordienti è Giuseppe Castorio a vincere la categoria, portando la sua Honda prima sul podio in gara 1, ma deve arrendersi nella ripresa a Michele Caprioli. Il pilota del motoclub Cerbone riesce comunque a vincere l'assoluta grazie alla seconda posizione in gara 2, mentre il compagno di team, Andrea Peci, chiude il podio al terzo posto. Nella due tempi c'è invece la doppia vittoria di Raffaele Tomaiolo, seguito da Fiore Sgambato e Domenico Mele. La giornata si è poi conclusa con la manche della supercampione, con al cancelletto di partenza i big di ogni categoria. Già prima dello shot, Nicola Recchia aveva un vantaggio su tutti di almeno 6 metri, e così è stato fino alla fine, quando ha chiuso davanti a Compagnone e Savioli. Il Motul che crede sempre di più in questa realtà campana, che è stata capace anche oggi di
invitare e insomma cogliere l'attenzione di piloti che arrivavano da, veramente da ogni parte d'Italia. Quindi dobbiamo ringraziare Modulo, ma anche lo staff, no, che ha organizzato il trofeo. Esattamente, lo staff che di Fashion Bike e di Ultracross che ci ha appoggiato nell'evento e ci supporta per il terzo anno consecutivo con un supporto di informazione decisamente costante e preciso come al solito. Noi siamo presenti sempre di più nel cross, ma sono diversi anni che puntiamo nel settore perché crediamo che sia uno dei segmenti più divertenti dello sport delle due ruote, quindi cerchiamo di supportare il più possibile la crescita di questo sport pulito e sano e speriamo che continui ad essere così. Questa è l'edizione dei record perché abbiamo fatto più di 160 piloti, è stata fatta questa prova di farla su due giorni che è stato un successo, anche con la formula della Hero MX Battle che abbiamo fatto ieri, è piaciuto a tutti, c'è stato un sacco di pubblico. Dobbiamo ringraziare in primis Modul che ci dà sempre fiducia, ci permette di fare queste manifestazioni così importanti perché ci dà supporto e ci sta vicino in tutti i modi, in tutto quello che noi chiediamo. Però voglio ringraziare anche soprattutto i piloti che anche quest'anno sono venuti dal Veneto alla Sicilia, in particolar modo Nicola Recchia che grazie a TCX è stato presente qui, che è un pilota di livello mondiale, che l'anno prossimo parteciperà al campionato del mondo MX2 col team di Cortenuova. Anche Felice Compagnone, Jacopi di JK Racing, adesso dimentico qualcuno sicuramente, Mancuso, ma tutti gli altri perché sono veramente seri professionisti e quando parliamo di Acerra vengono sempre con piacere. In Campania bisogna migliorare come strutture perché le strutture purtroppo ce ne sono, ma ce ne sono poche e vengono curate purtroppo ancora meno. Bisogna dare qualcosa in più noi tutti, a partire da noi da Acerra, che diciamo la pista un po' più importante, a tutte le altre piste, anche la federazione ci deve stare vicino come ci sta già vicino, ma dobbiamo continuare a lavorare perché i numeri purtroppo sono ancora deficitari, nonostante il Modul fa testo relativamente, il campionato regionale sta andando bene, i numeri pian piano crescono, però bisogna continuare a lavorare, fare iniziative nuove per far crescere i piloti. E questo era in sintesi quello che è successo al trofeo Modul MX ad Acerra. Troverete su starbikes.it settimana prossima un servizio un po' più ampio che ha riguardato appunto questa due giorni di motocross qui ad Acerra in provincia di Napoli.